voglio raccontarvi una tradizione cattolica, una tradizione italiana molto particolare. È proprio di questi giorni, si celebra infatti la festa di Sant'Antonio Abate, che secondo la tradizione è il protettore di uomini, ma anche degli animali domestici. E proprio secondo antiche leggende la notte di Sant'Antonio Abate assume un significato tutto magico, visto che si dice sia concessa agli animali la facoltà di parlare. La tradizione nasce nel Medioevo, intorno all'undicesimo secolo, quando gli abitanti delle città cominciarono a lamentarsi della libera circolazione dei maiali per le strade. La tradizione di benedire gli animali, ed in particolare i maiali, non è legata direttamente a Sant'Antonio. Nasce nel Medioevo, appunto, in terra tedesca, quando era consuetudine che ogni villaggio allevasse a proprie spese un maiale da destinare all'ospedale, dove prestavano allora servizio i monaci di Sant'Antonio. I comuni ne vietarono la circolazione, decidendo di farsi carico dell'allevamento di un maiale di proprietà dei monaci di Sant'Antonio, appunto, che prestavano servizio all'ospedale. Il maiale era molto prezioso, soprattutto per i malati, perché se ne poteva ricavare la carne nutriente e i balsami per le piaghe. Con il passare del tempo il maiale assunse non solo un nuovo valore simbolico, ma anche un valore quasi sacro, tant'è che si comincia a credere che chi avesse rubato uno dei maiali sarebbe stato punito da Sant'Antonio con una malattia. Il fuoco di Sant'Antonio, appunto, una specie di sfogo pruriginoso della pelle che assomiglia alla varicella. Ancora oggi, in molte zone d'Italia, la giornata dedicata a Sant'Antonio viene festeggiata con una serie di celebrazioni che comprendono non solo la benedizione degli animali, ma anche l'accensione di fuochi purificatori, spesso accompagnati da processioni, per simboleggiare il desiderio di lasciarsi alle spalle tutto quello che appartiene al passato per rinnovarsi subito dopo.